Ciao bellezze, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video. Oggi siamo tutti illuminati perché sto filmando di giorno, finalmente c'è luce e vai, un like solo per questo. Ma prima di partire con il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi appunto un bel like se vi è piaciuto questo video. Adesso direi di partire subito con il video. Allora, come vedete sono tutta bella addobbata, oggi è atmosfera natalizia perché parleremo di idee per i regali di Natale. E sì, ho pensato ecco di registrare questo video per magari darvi qualche spunto, così insomma, di idee natalizie. Allora, ci saranno idee, ecco, un po' per tutti i gusti e di fasce di prezzo low cost. Allora, una prima idea, secondo me davvero molto carina, è quella di regalare una cover per il cellulare. Io qua ne ho radunate alcune. Allora, faccio un esempio, queste sono carinissime. Con il bottoncino che si apre per filmarsi bene durante i selfie, secondo me sono molto belle così trasparenti perché sotto si vede il telefono. Guardate questa, non vi sto facendo un gestaccio, comunque ecco questa qua, tutta rosa, questa è rosa, rose gold. Poi anche questa ce l'ho attaccato io, trasparente. Poi guardate questa, quanto è carina. Sì, c'è la fotocamera con lo specchio di Biancaneve, troppo carina. Allora, io queste cover le ho. Allora, io queste cover, queste tre principalmente, le ho prese su AliExpress e vi consiglio di andare lì perché costano 2-3 euro, quindi davvero conveniente. Questa invece l'ho presa da un banchetto, insomma, quindi vabbè. Vi consiglio di andare su AliExpress perché ci sono tantissime, tantissime idee regalo anche natalizie a bassissimo prezzo. Poi un'altra chicca è quella, secondo me, di regalare un bel paio di ciabatte, però ciabatte, diciamo ciabatte trash, insomma, quindi queste così fluffy, belle particolari. Queste ad esempio appunto sono con gli unicorni, queste sono di Primark. Ecco, se avete un budget ridotto vi consiglio di andare da Primark perché lì troverete gadget in quantità, ciabattine, tute, un po' di tutto davvero a bassissimo prezzo. Guardate quanto sono carine queste. Poi un'altra idea, secondo me davvero molto carina e molto coccolosa, è quella di regalare i mega tutoni, questi qua, tutti uniti. Anche questi ci sono di tantissime brand. Questo è di Verdissima, li troviamo anche da Primark, quelle con i pupazzi, se abbiamo un budget ridotto. Questi sono i mega tutoni, tutti attaccati, che sono veramente caldissimi e secondo me sono un'idea, diciamo, un po' più carina del regalare il solito classico, insomma, pigiama che abbiamo già visto e rivisto. Poi questi hanno tutto il cappuccio, ci sono anche quelli con i cappucci tutti particolari, con le orecchiette, ecco, quindi c'è da sbizzarrirci. E questi sono un po' unisex, sono sia da uomo che da donna. Poi un'altra idea, ovviamente, quella di regalare un libro. Ovviamente non parliamo di un libro noioso, ma ve l'ho già fatto vedere, ma non sto sponsorizzando Sophie Kinsella, però vabbè. Comunque questo è, secondo me, top da regalare a Natale. Questo qui, I Love Shopping, appunto, a Natale. Poi sicuramente un'idea che può sembrare scontata, che però è davvero apprezzata, soprattutto magari dagli uomini, penso, è quella di regalare un bell'orologio. E qui le fasce di prezzo, ovviamente ci sono fasce di prezzo molto alte, però troviamo anche modelli low cost. Anche su Amazon, quindi vi consiglio anche di fare un salto su Amazon. Poi un'altra idea, secondo me molto carina, è quella di regalare un bel calendario. E io ho preparato per voi il calendario di Frate Indovino. Questo è un calendario, eccolo qua, davvero molto bello, molto completo. Mi piace davvero tanto questo calendario perché ogni mese, come vedete, ci sono tante, tante, tante notizie interessanti da leggere, ci sono pensieri filosofici, detti popolari antichi, insomma, secondo me è un calendario davvero molto, ma molto interessante e anche culturale. Poi
Poi guardate che bello questo che è il calendario dell'avvento di Frate Indovino. È bellissimo. Poi ecco qua. Poi ci sono tutte le caselline. Sì, è davvero molto carino. C'è anche proprio tutto il libro, proprio la spiegazione, ecco, dell'anno. Tutto dipende dal sole. Interessante, interessante. Ecco qua, io non ho ancora aperto le caselline, ragazzi. Non vedo l'ora. E qua dietro c'è il calendarietto. Guardate che bello dietro il calendario. Ve lo faccio vedere tutto grande. E qua abbiamo una sorta di castello medievale. Bellissimo, veramente, vi consiglio, questa è un'idea un po' diversa dal solito, sicuramente, visto i tempi che corrono, però secondo me è da non sottovalutare. Secondo me un'idea davvero molto carina è quella di regalare la collanina col nome. Bisogna ordinarla un pochino prima, ovviamente, per tempo, però l'ho vista anche a un prezzo abbordabilissimo, un prezzo di 50 euro da Rudemille. Quindi stavo pensando anch'io di farmi un autoregalo, però vabbè, vedremo. Però secondo me l'idea è davvero sfiziosa e insomma un po' diversa anche questa dal solito. Poi un'altra idea top secondo me è quella di regalare un beauty. Questo è di Camomilla, ecco, questo è poi una serie di beauty, diciamo un beauty dentro l'altro. Anche questo è in rose gold, guardate quanto è carino. Questa è la pochettina, eccola qua. Allora, apro così, eccola qua. Poi abbiamo dentro un'altra pochette, questa è a specchio, sempre rose gold, ma questa è veramente bellissima. La faccio vedere perché adesso è super mega offerta all'Esselunga, a un prezzo di 16 euro queste tre pochette insieme, quindi se ci passate, o magari se non siete appunto di passaggio, lì vi consiglio di passare perché anche questo secondo me è un bellissimo regalo, senza andare a cercare chissà dove, ecco. E poi guardate quanto è capiente, è bella perché dentro si possono mettere tantissimi trucchi ed è davvero molto comoda perché poi li vediamo all'esterno perché appunto è trasparente, quindi secondo me è un ottimo regalo. Poi, rimanendo in tema beauty make-up, vi faccio vedere alcune palette. Secondo me queste sono davvero interessanti e chi le riceverà sarà davvero molto, ma molto contento o contenta, perché appunto sono delle palette davvero stupende. I colori sono questi. Oggi ho usato questa palette, la Huda, proprio per realizzare il mio make-up. Questa invece è quella di Anastasia. Vi faccio vedere tutti i colori, questa l'ho usata nel video della morning routine. Quindi ecco, io consiglio assolutamente o di regalare magari una palette o un rossetto, comunque qualcosa di luxury per Natale, oppure di regalare direttamente la carta Sephora, così ognuno si compra ciò che più gli piace. Ovviamente tra la lista dei regali di Natale non può mancare il mitico maglione di Natale. Guardate questo che indosso oggi, questo mi alzo un po'. Questo è una vecchia edizione di H&M e a me aveva fatto impazzire con la renna così dorata. Ce ne sono tantissimi, ve li ho fatti vedere anche nel video dello shopping natalizio, quindi consiglio di correre appunto a darci un occhio. Molto carina anche l'idea del set dei maglioni natalizi, quindi da regalare a tutta la famiglia. E quindi ecco, sono carini anche i cappottini per i cani natalizi. Poi un'altra idea regalo natalizia, anche questa l'ho vista al supermercato, davvero bellissima, è quella di regalare il mega plaid gigante col sacco tutto rosso coordinato, che sembra proprio quel sacco di Babbo Natale dove mette dentro i regali. Questo l'ho vista anche questa all'Esselunga a un prezzo di 11-12 euro, quindi davvero abbordabilissimo. Anche perché poi possiamo utilizzare il sacco dove era contenuto il plaid
i regali, per poter appunto consegnare i regali con questo appunto dentro questo sacco rosso contornato di quella lanetta un po' che riprende appunto il sacco di Babbo Natale. Secondo me anche questa è un'ottima idea, la troviamo al supermercato, quindi senza dover non so, ordinare per forza online, quindi tutte quelle persone che non amano ordinare online. Poi un regalo secondo me carino, simpatico e ovviamente non dispendioso è quello di regalare dei bei calzini pelusciosi, quelli anche antiscivolo, ovviamente ci sono sia da uomo che da donna e sono davvero simpatici e soprattutto tengono tantissimo caldo. Bene, spero che questo video sulle idee dei regali da attrice possa essere piaciuto. Fatemi sapere se state già andando in cerca e se ne avete già fatti appunto di regali. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!